voglio ringraziare innanzitutto il presidente Spirlì, l'assessore Gallo, tutta l'ANCI, il presidente, i sindaci che oggi sono intervenuti, mi hanno rappresentato un quadro drammatico dovuto agli incendi di queste settimane, un quadro che si è aggravato nelle settimane appunto, nelle ultime settimane, ma che oggi ci mostra davvero l'esigenza di un territorio di avere risposte da parte del governo. Abbiamo concordemente inteso che ci sono tre fasi da gestire: la fase emergenziale, che è quella appunto del sostegno immediato a quelle aziende che non hanno più da mangiare per nutrire i propri animali, non hanno più il proprio pascolo, non hanno più acqua, la necessità di mettere in sicurezza il territorio che fra poche settimane vedrà l'arrivo delle piogge, quindi ha bisogno di una viabilità sicura. La seconda fase è certamente quella invece degli indennizzi, che vanno contemperati rispetto al messaggio che non può essere quello dell'emulazione dell'incendio, che molto spesso è di origine dolosa, ma che deve però sostenere appunto un percorso di riattività della produzione agricola. E poi la fase di prevenzione e di gestione coordinata e organizzata dell'emergenza, che ogni tanto mostra appunto qualche fragilità. C'è bisogno di capire quali sono le cose che non funzionano, le difficoltà del passaggio di competenze, e poi la prevenzione che va fatta dando agli agricoltori la capacità di essere ciò che devono essere, cioè i primi custodi del territorio. Per esserlo devono avere a disposizione risorse per farlo. Dobbiamo analizzare cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato nel modo in cui abbiamo affrontato l'incendio boschivo, che non è un incendio di interfaccia, è un incendio che va gestito nel bosco e nell'ambito in cui nasce. E chiaramente qualche riflessione va fatta anche per capire se c'è un aggiustamento normativo o di competenze da fare. Giovedì ci sarà un Consiglio dei Ministri che, a parte le scadenze normali che un Consiglio dei Ministri affronta, dei provvedimenti che hanno una data di scadenza, leggi regionali eccetera, sarà incentrato sulla questione incendi, con la declaratoria e la conseguente ordinanza di protezione civile del stato di emergenza e calamità, e ovviamente una dotazione economica di primo intervento proprio per le cose che dicevo prima. Il confronto è stato con i sindaci, è stato con l'ANCI, un confronto importante anche per capire cosa è successo, analizzare le motivazioni, ma soprattutto ripartire dal ristoro dei danni e poi ad un'azione di rimboschimento che sia la più seria possibile. Noi crediamo che la nostra terra sia una terra green, una fra le regioni più boscate d'Italia, e noi vogliamo mantenere questo primato e non ci faremo sicuramente spaventare da chi in questo momento ha voluto attaccare, non ne conosciamo le motivazioni, un patrimonio straordinario, enorme, che noi vogliamo salvaguardare, ma che soprattutto vogliamo rimpinguare e vogliamo rilanciare. Senza dubbio, nell'ambito della prevenzione, del controllo, credo qualcosa in più si potesse e si dovesse fare anche nell'ambito della gestione dell'emergenza. Ecco perché, accanto ai ristori e alle richieste che portiamo all'attenzione del governo, chiediamo di verificare quali sono le responsabilità. La presenza oggi del ministro Patuanelli la considero di grandissima importanza e va nella direzione anche dell'impegno concreto che il governo ha assunto direttamente col presidente del Consiglio Mario Draghi. Ribadiremo oggi al ministro quelle che sono state le richieste fatte direttamente al presidente e anche all'ingegner Curcio nel corso dell'incontro con la Protezione Civile a Reggio Calabria.